Notebook Panasonic DuckBook CF19 design. Subito, a vedere dall'aspetto esterno come si presenta, si può ben capire come Panasonic non abbia pensato di creare un prodotto glamour, fashion, ma un prodotto che sia soprattutto funzionale, perché questo notebook è un prodotto per fasce specializzate, per utilizzi particolari. Fatto di una lega in magnesio e alluminio e con viti che mettono in risalto l'assemblaggio delle varie parti, come la stessa cornice del nostro display. D'altronde questo prodotto fa parte della categoria full ruggedized, ovvero che ha superato dei test di resistenza importanti, quindi quella si ha la possibilità di poter utilizzare in cantiere. La stessa tastiera è particolare, vediamo come i tasti siano molto piccoli, anche perché le sessioni di lavoro su questo tipo di notebook, visto le condizioni in cui viene utilizzato, non sono certo sessioni di lavoro molto lunghe. Il touchpad è con materiale resistente, contornato dalla lega di magnesio e con i due tasti di selezione ricoperti con della gomma antiscivolo. Importante vedere di questo prodotto il tasto di accensione nella zona frontale, con un tasto molto grande e accessibile proprio per poterlo accendere anche con guanti. Abbiamo una serie di funzionalità con tasti a pressione ricoperti con una membrana impermeabile per poter sfruttare alcune funzionalità come aumentare e diminuire la luminosità del display, far comparire la tastiera sul nostro display oppure farla scomparire, oppure ruotare la stessa immagine sul display. Ad esempio, facciamo comparire la tastiera premendo, vediamo che si ha una rotazione fino a ritornare alla posizione iniziale. Questo per sfruttare diversi utilizzi del nostro notebook. Per quanto riguarda le porte di connettività di questo notebook, sono tutte diciamo ricoperte, quindi staccate dall'esterno con degli appositi chiusure ermetiche che non permettono l'entrata di polveri, acqua o altro. Ad esempio, su questo lato, con questo doppio movimento, accendiamo la batteria. In questo modo, all'hard drive. Da quest'altro lato, abbiamo diverse porte, qui premendo verso il basso apriamo, abbiamo possibilità di inserimento di SD card, l'accensione o lo spegnimento del wifi, quindi connettività wifi, e due slot per PC card, naturalmente anche queste che si chiudono rispetto all'esterno con la nostra chiusura. Poi diverse porte, abbiamo per l'alimentazione, porta USB, FireWire, LAN, rete. Qui abbiamo su questo lato il pennino, in quanto oltre a essere un notebook si trasforma in un tablet PC, questo grazie a una cerniera. Con questa pressione laterale il nostro display si gira e si trasforma in un tablet PC e quindi si può sfruttare il nostro pennino sfruttando anche il laccio laterale e poterlo portare in mano come se fosse proprio un foglio di lavoro e sfruttare il display touchscreen.